In questi giorni ci uniamo agli ammalati, alle famiglie che soffrono questa pandemia. Vorrei anche pregare oggi per i pastori che devono accompagnare il popolo di Dio in questa crisi. Che il Signore gli dia la forza e anche la capacità di scegliere i migliori mezzi per aiutare. Le misure drastiche non sempre sono buone. Per questo preghiamo perché lo Spirito Santo dia ai pastori la capacità e il discernimento pastorale, affinché provvedano misure che non lascino da solo il santo popolo fedele di Dio, che il popolo di Dio si senta accompagnato dai pastori e dal conforto della parola di Dio, dei sacramenti e della preghiera. Secondo la prassi ecclesiale, il fedele si accosta normalmente all'Eucaristia in forma processionale, come abbiamo detto, e si comunica in piedi con devozione oppure in ginocchio, come stabilito dalla conferenza episcopale, ricevendo il sacramento in bocca o, dove è permesso, sulla mano, come preferisce.